Siamo veramente in famiglia, quindi vi saluto a tutti e ricordandovi che con oggi riprendiamo i nostri incontri mensili con la presentazione del libro Cammina Leggera della scrittrice Maria Chiara Risoldi, ex allieva della Scuola Svizzera di Roma. Questo primo incontro della stagione dei dialoghi del Circolo Svizzero ci rivede in teleconferenza. Questo perché il nostro ospite, l'Hotel Vittoria, e il suo proprietario, Rolf Wirth, non ci sono più. E perché i dialoghi, che comunque continuano ad essere registrati e presenti sul nostro canale YouTube, con questo strumento ci permettono di raggiungere persone sia tra i relatori che tra il pubblico che altrimenti non potrebbero essere presenti. Non escludiamo però in futuro che vengano realizzati incontri misti sia in presenza che in teleconferenza. Questo romanzo che ci presenta Mari Chiara ci parla anche molto della scuola svizzera, come era un qualche anno fa. Con piacere le do la parola. Prego, Mari Chiara. Subito. Sì, vuoi che Rossana ti introduca? Sì, forse parlo prima io. Allora. Ecco, vi ringrazio per aver organizzato la presentazione del libro di Maria Chiara Risoldi, Cammina Leggera, che io ho avuto la fortuna di leggere con veramente grande interesse. È uscito da poco dalla casa editrice Manni. E Maria Chiara Risoldi ha sentito il bisogno di raccontare in questo romanzo un'esperienza che l'ha riguardata in prima persona, anche se non si tratta di un'autobiografia, ma di un romanzo. Mi sembra che però si possano intravedere alcune tracce di un percorso personale compiuto dall'autrice. Il libro si apre con una situazione, direi, sconcertante, perché la scrittrice e anche la protagonista del romanzo, la scrittrice è stata per lunghi anni psicanalista freudiana e anche la protagonista del romanzo è una psicoterapeuta o psicanalista freudiana. All'inizio c'è un grande sconcerto da parte sua perché si rende conto che i nuovi pazienti che le arrivano sono stati già in analisi per lungo tempo da altri psicanalisti. E lei, parlando con questi nuovi pazienti, che però hanno un percorso lungo di analisi personale sulle spalle, riesce a capire quasi subito, dopo pochissime sedute, qual è il problema centrale. E con sconcerto si rende conto che questi pazienti, per tutti gli anni in cui hanno fatto l'analisi, non hanno mai affrontato quel problema che invece a lei salta subito agli occhi. Ecco, la grande contraddizione però che viene fuori dalle prime pagine, io ringrazio molto Maria Chiara per aver detto con tanta sincerità, aver posto l'accento con tanta sincerità su questo problema, una volta che lei stessa si ritrova nella stessa condizione, cioè d'andare da un terapista dopo aver fatto tanta analisi personale, tanta analisi didattica, supervisione, perché lei stessa appunto è diventata psicanalista, si rende conto che la stessa cosa avviene per lei, e cioè che pur avendo fatto anni e anni d'analisi, non ha toccato in tutto questo percorso lunghissimo il problema che invece col nuovo terapista compare immediatamente. E ora io intanto devo dirvi che mi tocca molto tutta questa problematica, perché io per tanti anni ho fatto l'analista junghiana a Zurigo. Io mi sono diplomata a Zurigo all'Istituto Jung e poi dopo una scissione che purtroppo è avvenuta anche in quell'istituto, che per anni si era salvato, ho dovuto abbandonare l'Istituto Jung e come la grande maggioranza degli analisti ci siamo dovuti inventare una nuova scuola che poi è diventata la International School of Analytical Psychology.
dove sono confluiti quasi tutti gli analisti junghiani di Zurigo. Ecco, quindi mi tocca molto, mi colpisce molto la sincerità e anche il fatto che lei metta subito in evidenza lo sgomento di fronte a questa situazione paradossale, che un nuovo terapista che finalmente parla col paziente, cioè che non è lo psicanalista muto freudiano che non parla, lo psicanalista silenzioso, diciamo così, bastano poche parole perché si individui il problema intorno al quale purtroppo non è stata mai fatta luce. E quindi nell'analisi, nella terapia, finalmente si accende una luce. Ecco, Maria Chiara, io partirei proprio da questa luce. Sì, direi che hai fatto una sintesi assolutamente perfetta. Cito solo le tre regole freudiane più importanti, perché sono proprio le tre che costituiscono e definiscono il setting freudiano ortodosso. Cioè, l'analista non deve stimolare con domande, suggerimenti il paziente, deve astenersi da qualunque commento che non sia un'interpretazione, deve essere neutrale. E anche su questo appunto neutralità c'è un lungo discorso da fare. Queste tre regole, poi a fianco di queste regole ci sono due teorie di Freud. La prima è la famosa, insomma, teoria in cui lui diceva dei traumi infantili all'origine problemi delle persone adulte, mentre nel 1897, dopo la morte di suo padre, lui scrive al suo amico, quello con cui aveva la corrispondenza, Fliss: no, ho cambiato idea, mi sono sbagliato, non ci sono traumi nell'infanzia, sono solo fantasie. Questa, che è nota come la teoria delle pulsioni, che poi è diventata la teoria principale dei freudiani, immagina praticamente un bambino che cresce in un vuoto dove l'ambiente non interferisce con lui. Allora, un analista che ha questo tipo di formazione in mente non gli viene neanche, se le potesse fare, delle domande sulla infanzia. Quindi faccio l'esempio più clamoroso che mi è capitato, ma me ne sono capitati una decina, e io ero da molti anni che stavo mettendo in discussione la teoria freudiana, e con questa signora è stato proprio il momento in cui ho deciso che avrei scritto qualcosa, fatto qualcosa, perché veniva da 20 anni di sedute, due, poi una volta a settimana. Poi la sua dottoressa era morta e attraverso varie vie è arrivata da me. Io in genere nel primo o nel secondo colloquio faccio delle domande, cioè prima invito la persona a raccontarmi perché è venuta, che cosa si aspetta. E poi dico, ma poi parli anche un po' liberamente, mano a mano che mi vengono in mente delle cose gliele chiederò. Quindi a un certo punto ho chiesto a questa signora, ma che cosa sa del suo parto, cioè di quanto lei è nata? Ah, mi dice, è stata una tragedia, perché sono nata col forcepe, sono nata prematura, sono stata messa in incubatrice, e le incubatrici negli anni 60, quando i bambini prima in incubatrice non avevano nessun contatto con la mamma e anche pochi contatti con le infermiere, e le mamme non potevano, adesso entrano, li prendono in braccio, adesso è tutta un'altra storia. E a quel punto io dico, e che cosa ne avete, cosa avete pensato con la sua analista con cui ha lavorato 20 anni? E lei mi ha detto, non ne abbiamo mai parlato. Dico, come non ne avete mai parlato? E mi ha detto, non me l'ha chiesto. Ecco, la cosa analoga che è successa a me, è morto mio fratello, e io ho avuto una reazione
Questo diciamo lo dico perché è proprio autobiografico, poi ci sono altre cose un po' inventate, ma credo che facciano così tutti quelli che scrivono un romanzo, ci mettono un po' del proprio, un po' di fantasia. E, insomma, sono stata così, così male che ho dovuto chiedere aiuto, e però siccome avevo già tanto riflettuto e... Scusate, c'è un telefono che non riesco a fare, mi dà fastidio perché squilla. Ho deciso che non avrei cercato un collega psicanalista, ma sono andata a cercare proprio fuori campo, cioè nel campo sistemico relazionale, che è un'altra scuola, è un altro mondo. E ho incontrato una persona particolare che non solo aveva una formazione sistemico-relazionale, ma aveva fatto tutta una particolare formazione in California, che si chiama Voice Dialogue, e poi aveva fatto anche un po' di analisi junghiana, cioè era veramente eclettico. Io comincio a raccontare la storia, che racconto anche nel libro, della mia famiglia, cioè che mia mamma rimane orfana nella prima guerra mondiale e poi rimane vedova con un bambino piccolo con la seconda guerra mondiale. Poi dopo, quando mio fratello aveva 8 anni, ha conosciuto mio papà, si è sposato e sono nata io dopo 3 anni. Allora a quel punto il dottore mi interrompe e mi chiede: ah, quanto l'avrà odiato suo fratello? E io lo guardo per fatto e dico: come odiava? Io ero in adorazione di mio fratello, avevamo un rapporto bellissimo io e mio fratello. E lui comincia a dirmi: ma strano però, perché insomma un bambino che ha perso a 18 mesi il padre, che è vissuto con la mamma, la nonna e la zia, poi si vede finalmente arrivare un padre, quando ha 8 anni è tutto contento, per 3 anni è figlio unico, poi all'improvviso nasce una sorellina che è figlia davvero di quel signore che non è suo padre, ma che lui vive come un padre, sarà stato gelosissimo. Io torno, finisco la seduta, poi penso: ma io ho fatto 1.600 ore di psicoanalisi, 1.600 ore, in due volte, prima con un analista, poi con un altro. Nessuno mi ha mai chiesto di mio fratello e io non ho mai parlato di mio fratello se non in termini di adorazione. Però non veniva... Allora, a quel punto ho pensato che io volevo scrivere, ma di libri, adesso io non dico niente di nuovo, questa polemica con Freud e con l'ortodossia freudiana è da sempre, centinaia di saggi, libri bellissimi, importanti. Quindi ho pensato: provo a raccontarla sotto forma di romanzo, magari qualcuno che ha intenzione di andare in analisi legge questo libro e anziché andare da uno psicanalista va da un altro psicoterapeuta. E quindi ho cominciato a raccontare, e lì è la parte inventata, che questa, la mia protagonista, che si chiama Matilde, si ricovera in una clinica che ho raccontato con tutta la fantasia che potevo, perché purtroppo una cosa così bella così non c'è. Questa clinica l'ho piazzata a Riva del Garda perché è un panorama che mi piace, e lì poi ogni seduta Matilde racconta al dottore la sua vita. Allora veniamo alla scuola svizzera. Aspetta un attimo, perché sulla scuola svizzera vorrei che tu dicessi delle cose. Appena io ti pongo questa domanda, perché prima dicevo a me è piaciuto molto proprio scoprire
attraverso questo tuo romanzo, che come dici anche tu è molto autobiografico, scoprire quanto, cioè in questa situazione così difficile che hai vissuto e che la protagonista vive nel romanzo con un fratello che scopre essere in realtà un persecutore e uno che continuamente mette i bastoni tra le ruote, crea problemi, crea un'insicurezza totale nella sorellina che invece lo adora, vorrebbe avere qualcosa da sé. Quindi in qualche modo diciamo che è un'infanzia in cui non c'è molta luce, anche perché prima una madre molto, direi, ambiziosa iscrive la figlia alla scuola tedesca e questa esperienza si rivela fallimentare. E poi invece l'iscrizione alla scuola svizzera improvvisamente di nuovo riaccende una luce importante. Allora, questo mi interessa molto perché appunto come una terapia, come dicevi tu prima, una psicoanalisi può durare ore e ore e ore e non arrivare al dunque, invece può succedere che una psicoterapia, ma direi anche un'analisi, se fatta bene, possono finalmente portarti sulla via giusta che ti permette di uscire dal groviglio di complessi, di sentimenti ambivalenti che impediscono poi lo sviluppo della personalità. Allora qui mi interessa molto capire in che modo dalla scuola tedesca, che da quanto si capisce è risultata fallimentare perché non si imparava né il tedesco né l'italiano bene, invece perché la scuola svizzera è stata questa esperienza così importante, una vera luce nella tua infanzia, direi. Ah, no, proprio un salvagente, un salvapsiche. Ecco, questo è molto importante. Perché? Allora, intanto perché il tedesco, mio nonno morto in guerra, quando mia mamma aveva 3 anni, era della Carnia, quindi era bilingue, parlava tedesco, ed è andato volontario nella Prima Guerra Mondiale per liberare le sue terre. Quindi quando è morto, era uno scultore anche abbastanza affermato, per mia mamma è iniziata, e mia nonna e mia zia, una vita di povertà pazzesca. Mia mamma è stata in collegio per orfani di guerra, di qui a... e ha mitizzato il padre. Lei non aveva i mezzi per studiare il tedesco, anzi ha fatto veramente miracoli andando al liceo classico, laureandosi, lavorando. Per cui quando si è ritrovata con suo figlio, cioè col maschio, era povera. Quando sono nata io con questo nuovo marito, avevano un certo benessere, per cui ha pensato: la mia bambina imparerà il tedesco da piccola come io avrei voluto impararlo da piccola. Quindi io comincio con delle babysitter tedesche. Siamo a Bologna, nasco a Bologna, poi i miei, che erano dei dirigenti dello Stato, vengono trasferiti a Milano. Cioè, ogni tanto veniva trasferito uno dei due, insomma, poi decidevano in quale città portare noi figli. E quindi io a 6 anni sono a Milano. A Milano mamma cerca la scuola tedesca, trova l'istituto Giulia di suore, e questo è il problema della, diciamo, mi hanno raccontato, questo non lo ricordo, che il primo giorno di scuola vomito sulle scale, ma perché ero appunto già una bambina con molti problemi, molte insicurezze, non mi ricordo niente, niente, ma niente, né delle compagne di classe, né delle maestre, né delle suore. Io non mi ricordo niente, e questo è indicativo, perché invece della scuola svizzera io potrei cominciare a raccontare dal primo giorno in terza elementare fino all'ultimo giorno in terza media, mi ricordo tutto, come se fosse ieri. Insomma, allora, questo io lo ricostruisco ricordandomi appunto bene della pedagogia e dello stile. Che non so se era il dottor Greminger che l'aveva, Herr Greminger anzi, che l'aveva dato questo tratto, ma
c'era proprio, si respirava libertà, rispetto, spazio, a parte che era un posto bellissimo, perché quella villa è una magnificenza. E poi la classe, eravamo in 12, 12 o 13, non mi ricordo nessuna paura, cioè, mi ricordo un'accoglienza, ero la nuova, quindi tutti no, mi hai raccontato in un colloquio che abbiamo fatto qualche giorno fa, che i bambini venivano salutati ad uno, gli si stringeva la mano. Sì, questa è una cosa meravigliosa, perché poi io, confrontandomi con i miei amici italiani che andavano alla scuola italiana, parlavamo di due mondi diversi. Noi, quando arrivavamo a scuola, al primo piano c'era la direzione e Herr Direktor era sempre in piedi e dava la mano a tutti quelli che entravano. E poi noi andavamo in classe, cioè la classe non era fissa nostra, c'erano fissi i maestri e noi giravamo, e quindi entrando ogni volta in classe di nuovo davamo tutti la mano, insomma ci si dava moltissimo la mano, e questo per i bambini è un grande riconoscimento di rispetto. Io ho fatto una sintesi nel libro di questo tipo. Mio fratello su cosa mi vessava, non mi faceva male, non è che mi perseguitava, mi rendeva insicura, mi prendeva in giro, mi dava della scema, della sciocchina, cioè a 12 anni sono tantissimi, se giocavamo a carte è chiaro che lui vinceva, e lui vinceva umiliandomi anche, quindi io ero molto insicura. Alla scuola svizzera io ho capito che, adesso lo dico un po' così, che comunque che avevo una bella intelligenza, perché non essendo lo studio fondato sul nozionismo, ma sulla partecipazione, la discussione dal banco, alzando il dito, infatti tutti mi prendono in giro perché dicono che mi è rimasto il dito storto, perché alla scuola svizzera si alzava il dito per chiedere di intervenire, non c'erano interrogazioni, era alla fine il voto veniva fuori da questa partecipazione in classe, dalla partecipazione alla gara, perché per esempio quando c'erano le gare di matematica è chiaro che se eri bravo venivi scelto e se non eri bravo non venivi scelto, quindi c'era credo mi abbiano tutti aiutato molto, perché io poi ero l'unica che non aveva a casa nessuno con cui parlare tedesco, se non sempre delle signorine, e quindi arrancavo in italiano e arrancavo in tedesco. Ma credo che di aver avuto la fortuna di aver incontrato dei maestri che vedevano, diciamo, la mia intelligenza e quindi premiavano il mio cavarmela con dei bei voti, anche se non erano voti, diciamo, erano voti un po' generosi. Ecco, ma io sicuramente... Questo è stato l'aspetto terapeutico proprio più importante. Sono uscita da lì sentendomi sempre insicura, però con, diciamo, da zero ero arrivata a 70 di sicurezza. Ecco, mi mancava ancora un 30, però un bel 70% di sicurezza in me stessa me l'ha data la scuola svizzera. Ecco, questo mi sembra un bel riconoscimento anche di una impostazione didattica diversa rispetto alla scuola italiana. E, hai avuto che compagni di scuola hai avuto? A parte che non riesco a mettere la fotografia, però l'ho mandata la fotografia sul WhatsApp di Trebbi, magari forse riesce a metterla lui. Con alcuni sono tuttora dei carissimi amici. Mandala anche a me la foto, però. Te la mando anche a te, ma speravo che lui riuscisse a metterla. Fabio, condividi. Non riesce a condividere, Fabio?
la foto? No, non l'ho mandata a Fabio. Sì. Adesso vedo e stavo aspettando il momento per questo. Se vuoi adesso provo a condividerla. Ah, okay. Ecco, bene. Ecco, allora. Scusa, solo quella foto ne hai anche altre? Dunque, io ho trovato purtroppo solo questa foto. Probabilmente in qualche album o in qualche scatola delle foto di mia madre ce ne sono anche di qualche recita, perché poi facevamo... Ecco, non so da dove cominciare a raccontare, perché facevamo talmente tante cose che io, quando cominciavano le vacanze e finiva la scuola, piangevo, perché io a scuola mi divertivo. Dal momento in cui veniva il pullman a prendermi a casa, perché anche questo è un particolare che è stato importantissimo per me, per staccarmi ed essere più autonoma, perché a 8 anni io ero sul portone e aspettavo che passasse il pullman. Mi ricordo benissimo la signora, non mi ricordo, è l'unica di cui non mi ricordo il nome, la signora del pullman. All'uscita la stessa cosa, poi c'erano i 3 pomeriggi alla settimana che si restava a scuola, e quelli erano divertentissimi, perché anziché essere solo a casa, dopo mangiato facevamo 1 ora di intervallo a giocare in genere a maschi e femmine, contro femmine, oppure anche a palla, ma giochi, correre, divertimento assoluto. E il pomeriggio c'erano attività come stricken, oppure suonare se uno suonava qualcosa, o si faceva ginnastica, o si preparavano le recite, e poi di nuovo c'era il pullman che mi portava a casa, mentre martedì e giovedì e sabato si usciva. Allora sono rimasta appunto molto amica di Marco Magnani e Sabina Magnani, Lucio Caracciolo l'ho visto comunque più di Fabio Trezzini, mentre invece ci siamo persi con gli altri. Io poi sono andata via da Roma, perché quell'anno, finita la terza media, mia madre ha voluto trasferirsi a Bologna, dove intanto mio fratello aveva messo incinta la fidanzata, quindi nasceva il bambino, e mamma prendeva delle decisioni drastiche, e in quel caso non chiese neanche a mio padre se era d'accordo. Insomma, a me ovviamente nessuno mi chiese niente, quindi poi Bologna, poi è arrivato il 68 e ho perso un po', appunto, ci siamo persi. Ma cioè è tutto un... non sapevo neanche bene come spiegarlo agli altri bambini italiani, miei amici, no grembiule, appunto, no interazioni, no compiti in classe. Non vi dico che trauma è stato il passaggio al... già via da Roma a 14 anni, andare a Bologna per un adolescente, il cambio di città è un trauma. Ma poi sono entrata nel liceo classico bene di Bologna, e mi hanno messo un grembiule in una classe di 28-29 con una professoressa di lettere, ma cattiva. Tedesco, eravamo in 3 a farlo, quindi andavamo noi tre a fare tedesco, e addirittura la professoressa di tedesco mi voleva dare un'insufficienza al primo trimestre, perché diceva che io non sapevo la grammatica, cioè sapevo parlare ma non sapevo la grammatica in teoria, e questa cosa proprio mi fece andare, poi l'interrogazione, poi mettere alla cattedra i compiti in classe, questo grembiule nero, per andare in bagno non dovevamo alzare la mano,
la quarta ginnasio mi hanno rimandato in greco, io ho chiesto a mia madre di cambiarmi in liceo perché Bologna aveva due licei classici, questo che era quello bene e quell'altro che era meno della Bologna bene, ma era un po' più di sinistra, cioè aveva un preside un po' più aperto, e quindi poi dopo, vabbè, poi è partito il 68, quindi... beh, ecco, ma era come se il 68 per me fosse una continuazione naturale delle discussioni. In particolare facevamo delle ricerche, per esempio, sul Vietnam. Io, Fabio, non so se tu te lo ricordi, ma io mi ricordo che sulla Israele-Palestina, cioè, trattavamo temi... come dire, politici, mi pare con Air Crumble. Mi confermi, Fabio? Fabio? Fabio c'ha il microfono staccato. L'audio staccato, scusate. L'audio staccato, sì. Sì, sì, è così. Anche se devo dire che, diciamo, c'erano figure anche abbastanza eterogenee tra gli insegnanti, per cui c'erano alcuni... appunto molto aperti e molto che sollecitavano il dialogo, la discussione all'interno della classe, altri un pochino meno elastici da questo punto di vista. Li ho rimossi. Guarda, io quando hai parlato del Vietnam mi è tornato alla mente un episodio, perché in occasione di un tema scelta io scrissi un tema proprio sulla guerra del Vietnam, e l'insegnante, che si chiamava Schisser... Ah sì, beh, ma lui era uno con problemi psicologici, esatto, importanti. Quello mi chiese di restare finita l'ora, mentre gli altri erano in ricreazione, per chiedermi come mi era venuto in mente di scrivere questo tema sulla guerra del Vietnam. E vabbè, e niente, lì insomma io ci rimasi un po' male. E però il bello di questa storia è che poi fuori dalla porta c'eravate tutti ad aspettare per sapere come era andata a finire questa strana iniziativa, diciamo strana, insomma, questa iniziativa di Schisser nei miei confronti. Era infatti uno dei nomi che non mi ricordavo, era proprio Herr Schisser, perché lui, direi che lo abbiamo avuto in terza media, alla fine mi pare, e lui era veramente molto, cioè mi ricordo degli scatti di ira assolutamente. Mentre noi venivamo, adesso il primo che mi ricordo, che è stato credo il mio innamorato, era Herr Spielmann. Ah, Spielmann era una delizia. Spielmann era, oltre che un uomo bellissimo, poi vabbè, è partito per il Congo, quindi sì, rappresentava anche proprio l'eroe. Ma anche le insegnanti, dunque, la Hölci, che sembrava quella severa, cattiva, però insomma niente di paragonabile con lo stile didattico italiano, ecco, forse credo neanche con Montessori, però di fatto era come se fosse, sì, Montessori, insomma, un posto dove veniva riconosciuta la ma io dico proprio il rispetto e la dignità dei bambini, che è quello che nelle scuole o nelle famiglie crea poi traumi e problemi. Io vorrei chiedere a Fabio Trebbi se è ancora così la scuola svizzera. Io farei parlare a Fabio e Trezzini, che ha fatto il presidente e per un benissimo. È ancora così la scuola svizzera? Beh, per certi versi sì. Quindi adesso io è un po' che non me ne occupo, però ho continuato a
sono i bambini sabbia, che no? Si muovono da una classe all'altra. No, questo non c'è più, no, perché lì eravamo pochi, c'era anche, diciamo, un'esigenza. Ma questo non c'era più già nel 79? Come? 80. Questo già non c'era più negli anni 80? Quando no, ma infatti, questo si poteva fare perché eravamo, da un lato eravamo pochi, gli insegnanti probabilmente avevano anche un orario flessibile, per cui capitava di stare insieme due o tre classi nella stessa aula, poi di spostarsi. C'era anche uno scambio assolutamente produttivo e piacevole, appunto, tra bambini, ragazzi di età diverse, cosa che poi abbiamo cercato di fare nelle classi della materna. Non so se vi ricordate questo esperimento che è stato fatto di tenere insieme bambini con competenze più avanzate rispetto ad altri, eccetera. Però per alcuni aspetti, ovviamente adesso ha bisogno di un'organizzazione diversa, perché è una scuola che ha quasi 500 alunni, un po' di meno. Allora eravamo un decimo forse in tutto, quindi era tutto più semplice, tutto più gestibile. Però alcune cose che sono probabilmente tipiche del sistema scolastico svizzero e della pedagogia svizzera, secondo me, sono rimaste. Per esempio, appunto, la preparazione delle recite, il canto, la partecipazione, iniziative extrascolastiche come la notte dei racconti, alla quale partecipano tutti, sono coinvolti anche gli insegnanti. Insomma, sono tutta una serie di cose molto meno convenzionali di quelle che vediamo nella scuola italiana, e che sono tutte abbastanza, diciamo, finalizzate a creare un percorso di emancipazione e di responsabilizzazione. Cioè, una scuola dove non... io questo l'ho visto anche con i miei figli, i miei tre figli hanno frequentato tutti e tre la scuola, quindi io, attraverso loro, anche a prescindere dal ruolo che ricoprivo, ho visto e vissuto, diciamo, questa realtà, ho continuato a vivere questa realtà. Ed è appunto una scuola che non punta sulla repressione, per capirci, ma sull'educazione, sullo stimolo proprio della creazione di una figura emancipata, anche di responsabilizzazione, perché da noi, nelle scuole italiane, probabilmente c'è, da un lato, una disciplina così un po' ottusa, e dall'altra anche però una deresponsabilizzazione e quindi una mancata crescita, diciamo così, dei ragazzi, che rimangono poi bambini in eterno. E ancora la cosa dei libri, perché questa fu quella che mi è rimasta più impressa. Poi mia mamma era bibliotecaria, direttrice di biblioteche, quindi non poteva che apprezzarla. Beh, pagata la retta, diciamo, della scuola, poi i miei non dovevano spendere più niente, perché i quaderni ce li dava la scuola, sì, sì, e i libri passavano da una classe all'altra, e quindi bisognava tenerli bene, poi però si trovavano anche messaggini, delle note, delle... E quindi anche questo, per esempio, l'oggetto libro, no? Rispettato e non con quelle... vabbè, cose che fa purtroppo l'editoria scolastica italiana, che poi cambiano testo ogni anno, per certo. Cui questo anche è proprio è dare ai bambini un eccoci, e siamo dunque, io qua non ci sono, però. Non ci sei? No, non ci sei. Tu dove sei? Io sono vicino a Paola Imseng, che è là a destra, con la fascia nei capelli, e ho i capelli corti e sono accucciata. Poi dopo c'è Ionella, Maria Dolzani, Avalo Iacono, Maria Cristina, Stefania Trinca, zitto. Stefania Necchini e Lucia, direi.
e adesso mi è comparsa. Poi Bernardo, Marco. Lucio, Gioacchino e Marco. Gioacchino e Marco, e manchi tu. Sì. Beh, questa è una... È bella questa. Stellata la schiena. Non, sì, ma mi dispiace molto. Mi ricordavo che... Evidentemente era un giorno che non c'ero. E siamo piccoli qui, eh? Sì, sì, sì. Saremo in terzo o in quarta. Stavo pensando che altro aspetto... Scusa, è interessante il fatto che i grandi pedagogisti svizzeri hanno lasciato come eredità delle esperienze pratiche di grandissimo impatto. Quindi quelle idee venivano praticate. Assolutamente. È molto interessante questo. Quest'anno si è parlato molto di Maria Montessori. Io nel mio ultimo libro, in cui ho affrontato la biografia di Elsa Morante, ho parlato molto dell'esperienza delle case dei bambini in quel periodo, anzi nel periodo all'inizio del Novecento. Quindi è bello che a Roma ci sia stata e ci sia ancora questa esperienza così avanzata da un punto di vista pedagogico, che si è tramandata fino ai giorni nostri. Anche adesso non so se la scuola elementare italiana è ben cambiata, sto a Bologna, poi è un osservatorio un po' particolare perché qui anche il comune ha fatto un lavoro di formazione degli insegnanti in senso più moderno. Poi noi non avevamo appunto il maestro unico perché c'erano sempre queste figure, erano tutti molto giovani, quindi anche questo, io credo che forse i più giovani erano quelli disposti a fare l'esperienza a Roma, perché poi loro dormivano nella scuola svizzera, cioè abitavano nella piano di nell'ultimo piano, insomma, dove aveva anche l'appartamento il direttore. Paola, che era la mia compagna di banco, nonché amica del cuore, è una insegnante ancora nella scuola svizzera. È andata in pensione. In pensione. E anche la cosa, per esempio, noi lasciavamo a scuola i libri, lasciavamo a scuola i quaderni, non dovevamo metterci quegli zaini pesantissimi. Credo che questo certo il numero consentiva una, però se uno può fare anche le scuole più piccole. Se si decide una linea di davvero di cura dei bambini e di scuola di vita, insomma, non di scuola di nozione, si possono poi fare scuole piccole. Nel libro ovviamente a un certo punto abbandono la scuola svizzera, ma ne avrei potuto scrivere molto di più, perché anche la preparazione, per esempio l'ultimo anno, mi pare in terza media, facemmo Pirandello, la giara, e la preparazione della commedia di Pirandello fu un divertimento assoluto, perché si facevano le prove con il cartone, con i vestiti, con... Ebbene anche Nino Manfredi, perché poi mi ricordo l'anno che arrivò questa bambina e tutti dicevamo è la figlia di Nino Manfredi, era Roberto Manfredi, e credo anche suo fratello, e quindi
proprio forse l'anno della giara di Pirandello nel pubblico. Non ho capito se era la figlia. La figlia di Nino Manfredi, sì. Quindi allora, quando arrivò, che aveva 6 anni, ma io sarò stato terzo mese, insomma, adesso credo che sia una signora di una certa età, però mi ricordo che l'idea di recitare davanti a Nino Manfredi ci entusiasmò. L'altro scambio che era veramente, l'ha detto un po' Fabio, quello dell'età, cioè che a volte ci mettevano appunto insieme in giardino nell'ora di intervallo dopo il pranzo, si giocava molto anche con i grandi, perché poi i grandi erano, c'erano solo mi pare le 2 classi di liceo, che era un liceo commerciale, perché mia madre si informò se potevo continuare lì, però le dissero che c'erano solo 2 anni, poi sarei dovuta andare, perché dunque la scuola svizzera era del cantone dei Grigioni, San Gallo, e quindi bisognava spostarsi per proseguire, però ecco, il rapporto con i grandi era con i grandi, le elementari erano i grandi delle medie, alle medie erano i grandi del liceo, e anche questo nella scuola italiana non c'è un intervallo in cui si mescolano queste età così diverse. E poi il fatto che avevate più insegnanti e che quindi non c'era un unico insegnante che poteva provare antipatia per un bambino, impuntarsi, no? Qui c'era la possibilità che tra vari insegnanti il bambino potesse essere riconosciuto in alcune sue qualità e non visto come la pecora nera, come succedeva in tante classi dell'Italia di quegli anni, soprattutto se non erano ben, sì, benestanti e così via. Quindi anche questo è un modo, cioè mi piace questa idea del della ricchezza della diversità, la ricchezza della diversità, perché poi i bambini svizzeri venivano probabilmente anche da genitori di cantoni diversi che parlavano anche lingue diverse. Quindi sì, ma poi erano anche, per esempio mi ricordo Marlis, che qui non c'è perché è arrivata, forse alle medie è arrivata Marlis, che era Sicomb di cognome, quindi, ma è bello che mi ricordo i nomi, cognomi. Comba di cognome. Direi che il padre era inglese, poi non so se la mamma era tedesca. L'altra cosa che ne parlavo con Rossana, che per me è stata fondamentale, erano le religioni diverse, per cui i cattolici facevano l'ora di religione con un prete, mi pare. Poi c'erano 2, una suora protestante e un prete protestante, quindi non so di quali indirizzi. E mi ricordo che quando la scuola ci portò, perché il Harry Imseng, il padre di Paola, che era il tode, e abitavano nella, non so se c'è ancora la casina a destra quando si entra, portarono a vedere una volta il giuramento delle guardie svizzere, e cosa che fu entusiasmante. Poi si affacciò il Papa e quindi noi cattolici ci inginocchiammo e gli altri rimasero in piedi. E ci siamo solo guardati e facciamo cose diverse, perché di religioni diverse, ma senza una più importante o l'altra meno importante. Ecco, mi ricordo anche che c'era uno un po' monello, che era Peter Güthel,
che gli davano delle punizioni terribili perché ne combinava di tutti i colori, ma anche questo molto condiviso, cioè Peter sfondava spesso i limiti della, direi, adesso non mi ricordo, forse magari si era picchiato con qualcuno, ma mi ricordo che c'era questo gruppo dei grandi che, con cui interagire era molto... Ah, poi ci sono state le vacanze a Zuoz a sciare. Poi c'era Frau Madeleine. La Madeleine, sì. E da lei si andava per qualunque bisogno. Ah, io devo dire che sentendo questi tuoi racconti veramente mi viene voglia di dirti di scrivere anche questa parte ritirando fuori tutti questi dettagli, perché mi sembra un'esperienza bella di cui è importante venire a conoscenza, perché è un tipo di scuola che permette una libertà, un riconoscimento della personalità del bambino, quindi va in una direzione pedagogica che è sicuramente una delle esperienze più avanzate che abbiamo avuto. Soprattutto che ripara le mancanze della famiglia. Ecco, appunto. Cioè, perché... il fatto che tu fin da bambina avevi dei grossi problemi e nella scuola, una scuola così ti ha permesso di modificare quella situazione di sofferenza, no? Pur non avendo in famiglia delle figure che ti appoggiassero in questo, ma è stata proprio la scuola. Io direi che in qualche modo ti ha salvato. Io apertamente. Quindi quanto è importante questa esperienza? Anche quanto è importante quando è negativo. Quindi ben vengano tutte le esperienze positive che si possono raccontare sulla scuola. Il fatto che la Svizzera ha diverse lingue, diverse culture che convivono, permette una libertà e un'apertura che è da trasmettere anche agli altri. Io proprio penso che anche in questo momento in cui viene fuori, soprattutto in Italia, un'idea di una scuola che sembra un po' guardare verso qualcosa di passato, mi piace che invece questa immagine che tu hai dato della scuola è un'immagine che è aperta verso il futuro. Ecco, questo mi piace, ha permesso poi a te bambina di andare avanti. Se io avessi fatto tutta la scuola italiana con i criteri che poi c'erano negli anni 60 nella scuola italiana, non so come ne sarei venuta fuori. C'è un altro elemento che mi è venuto in mente adesso. Nel mio diario, avevo il diario come tutte le ragazzine, e io a un certo punto scrivo che vorrei tanto andare da una psicologa per capire che cosa dipende da me e che cosa dipende dalla mia famiglia, perché poi facendo tutte queste discussioni con gli insegnanti, questo parlare tutti insieme, per esempio, io ero una che ascoltava molto, mi venivano quelli che avevano dei problemi, mi venivano a parlare, e questo probabilmente perché avevo un'attitudine all'ascolto, insomma, quello per cui poi sono diventata una psicoterapeuta. E questo mi gratificava molto. Poi quando arrivavo a casa mi chiedevo: ma io sono così perché sono nata così o sono diventata? E sul diario scrissi: vorrei tanto andare da uno psicologo. Secondo me mi è venuta dalla scuola queste domande su me stessa, su come
mi ricordo che con Stefania Trinca avevamo spesso degli scambi profondi del tipo, lei era molto carina, io ero un po' più cicciottella, e lei mi diceva, sì, però tu sei intelligente, ti vengono sempre a parlare, con me non viene mai a parlare nessuno, io dicevo, no, ma tu però sei carina e ti corteggiano. Eravamo come tutti un po' più maturi, ecco, un po'. Non mi ricordo differenze tra noi, il primo della classe, l'ultimo della classe, quello somaro. C'era molta solidarietà. Beh, poi adesso mi sta venendo in mente San Nicolaus, la corona, l'Adventkranz, che era una meraviglia, arrivare a scuola e trovare le candele accese. È proprio interessante. Secondo me devi scrivere veramente qualcosa su questo, perché mi sembra importante riflettere su un'esperienza così positiva, un'esperienza didattica che ti ha arricchito. Sì, anche qui, per ritornare dire che però l'esperienza è sempre un'esperienza vista da un punto di vista personale, perché comunque adesso Fabio tu l'hai fatto da 6 anni, io ho fatto qualche anno più là, però la scuola poi si è evoluta crescendo sempre di più, noi abbiamo avuto lo stesso rapporto con quelli più grandi, il pulmino tutti insieme, però già erano classi più piene, noi eravamo 24 per classe, adesso ci sono più sezioni di più classi. Quindi comunque anche questo è ancora cambiato ancora una volta. I professori non giravano già da me e poi appunto c'era la possibilità di essere odiata anche dai professori, anche se erano più professori, non era questo. E poi personalmente io ho amato tantissimo la scuola, tant'è che come molti sanno entrata mai uscita, continuo a stare per colpa di Fabio Trebbi naturalmente, a bazzicare ancora nella scuola. Però gli ultimi giorni della terza media, anch'io poi ho fatto il liceo classico, io contavo i giorni per uscire, perché comunque è una gabbia dorata. Quindi cioè, comunque dipende molto anche dalle esperienze, dai punti di vista, dall'umore, dai caratteri. E io l'amo la scuola. Penso però che quella sia stata, da come la descrive Maria Chiara, una stagione speciale, perché i bambini muoversi da un insegnante all'altro, quindi non c'era la classe fissa, cioè proprio come esperienza mi sembra molto interessante da far conoscere l'esperienza di quegli anni, anche perché contemporaneamente invece nella scuola italiana eravamo ancora la scuola completamente autoritaria, classista. Non vi racconto le mie esperienze, perché quello di muoversi classiche... è un'altra. Per i racconti della Voyager, questo lo so, è un po' un'esperienza di quello che era in Svizzera all'epoca, cioè del fatto che poi esistevano, siccome i cantoni erano abbastanza isolati, i paesi erano isolati, pochi insegnanti che gestivano tutte le classi, un po' quasi le classi anche unite da più anni messi insieme. Sì. Quindi in realtà partiva da quell'idea, quando aveva iniziato la Voyager, viste così, quando aveva iniziato a insegnare all'inizio della scuola, e poi pian piano è stata sempre più suddivisa perché finalmente c'erano gli studenti, quindi era anche un'esigenza proprio pratica. Se posso intervenire ancora, sì, un certo. Attimo, non c'è dubbio che alcuni aspetti derivavano dal fatto che la scuola era piccola, il numero degli alunni ridotto, eccetera. Però è anche vero che la scuola svizzera allora, e in maniera molto esplicita, era una scuola autenticamente pestalozziana. Diciamo, ecco, così. Infatti c'è dietro questa pedagogia. Tra l'altro noi alunni di cittadinanza svizzera ricevevamo ogni anno un libricino che si chiamava appunto Almanacco Pestalozzi. E che anche noi. Anche a voi lo davano? No, no, perché siccome partiva con una lettera ai giovani svizzeri lontani dalla patria, allora pensavo che lo dessero solo a noi, invece no, lo davano a tutti, benissimo.
Allora, Pestalozzi, ripeto, pur facendo la tara della situazione particolare e contingente, quindi piccoli numeri, probabilmente come diceva Claudia, anche un numero limitato di insegnanti, tutto quello che vogliamo. Però certamente, diciamo, l'impostazione era autenticamente pestalozziana, nel senso che questo Maria Chiara lo dice anche nel libro, non era una scuola nozionistica, no? Era tutt'altro che nozionistica, e quindi dava un forte spazio a quella che Pestalozzi definiva l'educazione del cuore, e cioè un'educazione morale dei ragazzi, come cercavo di dire in maniera molto rudimentale prima, un'educazione che tendesse alla responsabilità ma anche all'emancipazione. E questo era possibile proprio perché, diciamo, si era sgombrato il campo di tutto il fardello nozionistico e un po' ottuso che invece la scuola italiana portava e forse porta ancora con sé. Ma prima io facevo riferimento a Maria Montessori e alla biografia di Elsa Morante che ho scritto. E Elsa Morante ha avuto come madrina Maria Maraini, Guerrieri Conclaga. È stata la più grande amica di Maria Montessori. Maria Maraini prima abitava nella villa che è attualmente l'Istituto Svizzero, e poi col marito si trasferì in Villa Massimo, che è l'attuale istituto tedesco, è l'Accademia Tedesca. E la madre di Maria Maraini, che era tedesca, erano ebrei tedeschi, è la nonna di Maria Maraini, quindi c'è una tradizione addirittura di generazioni, erano legate alle case dei bambini di Pestalozziani e di Fröber, tant'è vero che la madre di Maria Maraini fondò a Firenze la prima scuola, la prima scuola per i bambini, non quella montessoriana. Quindi l'esperienza della Montessori nasce anche accompagnata da questa esperienza precedente. Per questo dico che la pedagogia pestalozziana e di Fröber tedesca è così importante, perché per la prima volta viene posta al centro il bambino e si cerca di capirne, di rispettarne la sua responsabilità. Mi sembra molto bella questa idea dell'educazione del cuore. Quindi se poi la scuola svizzera è diventata qualcos'altro, io sono d'accordo che non di dirlo, eccetera, però mi interessa molto com'era in quel periodo, perché mi sembra che sia una testimonianza di un'esperienza ancora viva che c'era nell'aria. Per esempio il fatto di fare teatro, di fare musica, permette ai bambini e alle bambine di sviluppare parti della personalità che la scuola tradizionale soffoca completamente. Adesso che hai nominato bambini e bambine, sì, anche sì. Quello io me lo ricordo come un dato importante, cioè c'era un rispetto anche per le bambine. Poi noi giocavamo maschi contro femmine, ovviamente, però io non mi ricordo di aver letto libri dove si dice la mamma in cucina e il papà lavora, stereotipi che vengono trasmessi nella scuola italiana elementare sul femminile, sul maschile. C'era molta parità. E per esempio, a volte io ho sentito giustificare il grembiule della scuola italiana come un fatto per nascondere le differenze del vestirsi. Noi non avevamo il grembiule, ma soprattutto il messaggio era che non era importante firma o come ti vestivi, cioè veniva comunicato appunto che era più importante persona quel che eri. Adesso mi prendono in giro
gli amici che sanno che da piccolo ho fatto la scuola di chitarra, perché io ho sempre il cappotto, a un certo punto, piena, le tasche del cappotto o la borsa piena di carta, perché una volta buttai, forse eravamo a Zuoz, non lo so, però eravamo piccoli, forse eravamo andati a fare una gita, insomma eravamo incolonnati e io buttai la carta della chewing gum per terra e credo fosse la Fräulein Hölci, si girò e mi disse una cosa tipo che non si fa, cioè che avevo fatto una cosa gravissima, ho raccolto la mia cartina di chewing gum, forse disse anche una cosa che potrebbe suonare, insomma, non far vedere che sei italiana. Beh, io da allora non butto un pezzo di carta per terra, mai da nessuna parte. C'era anche, per esempio, il rispetto per l'ambiente, per il giardino, sì, cose che appunto non... Io poi ho fatto pedagogia all'università perché mi è rimasto questa... E volevo fare la pedagogista psicologa dei bambini perché mi era rimasta dentro, insomma, quanto fosse importante, forse non ero così consapevole, ma come fosse importante appunto che la scuola fornisse degli strumenti che non sempre la famiglia può fornire, e quindi ecco, direi per molti bambini diventa veramente una salvezza, oppure ovviamente il disastro se invece trovano autoritarismo, nozionismo e... Io volevo, forse ci dobbiamo un po' avviare verso le conclusioni. Fabio, che dice che quando dobbiamo... Sì. Ecco, cioè tu fai una critica molto dura alla psicanalisi freudiana. Nello stesso tempo mostri che invece ci sono esperienze che veramente ti possono, nel caso della scuola svizzera, salvare, abbiamo detto addirittura, e che poi le terapie giuste in realtà curano e permettono di avviarsi sulla strada per lo sviluppo della propria personalità. Quindi, nonostante la critica così dura, non c'è una critica di tutte le terapie, assolutamente. Anzi, ecco, quindi questo è centrale, cioè che come un'esperienza di vita, come quella scolastica, può accendere una luce in un buio che sembra terribile, e così anche una terapia può permettere ad una persona che è in una situazione di conflitto da cui non riesce a venire fuori di andare avanti e di arricchirsi nel cammino della sua esperienza di vita. Sì, no, io a tutti i costi, insomma. No, credo che alla fine il messaggio del mio libro, anzi, poi molti colleghi della Società Psicanalitica Italiana mi hanno detto: ma Chiara, guarda che ormai lavoriamo tutti più o meno come tu descrivi il dottore nel tuo testo. E io lì rispondo: va bene, questo probabilmente è vero, però poi nei congressi c'è l'ufficialità e si cita Freud e si cita il setting di Freud, e poi ognuno, allora tanto vale smettere di parlare di questa psicanalisi che forse qualcuno ancora fa in modo ortodosso, mi dicono di no, ma però ecco, quello che viene fuori sicuramente dal mio libro è un grande amore per la, direi a questo punto, la psicologia, quindi togliendogli etichette, che poi significa conoscere la propria storia, come accendere, dicevamo con Rossana l'altra volta, come accendere la luce in una stanza. Se io sono in una stanza buia, piena di mobili, vado a sbattere continuamente
e non trovo la via. Se io accendo la luce, magari qualche mobile riesco a toglierlo, ma se anche non riesco a toglierli, vedo dove c'è il posto per muoversi e quindi non vado a sbattere sugli stessi errori o sulle stesse ferite. E questo anche perché poi in termini reali ho rispettato la mia età, io ho capito insomma delle cose importanti della mia storia, perdonando sia mio fratello che mia madre, perché a loro volta avevano subito dei traumi, quindi insomma mio fratello aveva avuto una vita molto difficile da piccolo. Non è una condanna, è semplicemente dire: vabbè, le cose sono andate così, uso questa immagine, mi avevano tagliato le gambe, diciamo, e io non lo sapevo, quindi continuavo a cercare di camminare senza gambe. Invece, sapere che ti hanno tagliato le gambe, ti metti le protesi e fai quello che puoi con le protesi. Ma se pensi invece di avere le gambe che non hai, caschi. Ecco, la psicoterapia ti aiuta a vedere le ferite, a curarle, cicatrizzarle, poi con le cicatrici, magari qualche volta senti lo stesso male, però anche appunto alla mia età, a 68 anni, sì, a 67-68 anni, oddio, avrei preferito certe cose capirle prima, però non è mai troppo tardi. Ecco, c'è sempre questo, il nostro cervello, vabbè, poi questo mi porterebbe fuori strada, ma io sono un'attenta lettrice di neurologia, lettrice perché non sono una neurologa, ma le neuroscienze oggi scoprono come funziona la nostra mente, come l'ambiente interferisce con il bambino piccolo, insomma ci sono delle evidenze scientifiche interessantissime. Ecco, direi che la scuola svizzera in questo era proprio veramente moderna Pestalozzi era veramente moderno, potremmo dire così. Bene, io ti ringrazio per aver condiviso con noi questa esperienza così ricca della tua infanzia, io spero che tu, appunto, come ti dicevo prima, scriva qualcosa. Appunto di esperienze scolastiche come questa non ce ne sono tantissime e quindi è bello che resti una memoria di quel metodo e dei risultati che quel metodo ha permesso di raggiungere, rispettando la diversità di tutti i bambini e quindi anche riconoscendo. Potrei scrivere un diario della scuola svizzera. Eh sì, visto che ci sono tanti ricordi. Non so se volete aggiungere qualcosa o è troppo tardi. Soprattutto l'altro Fabio, che con le sue esperienze di direttore della scuola. Devi attivare l'audio, Fabio. Sì, sì. No, ma mi sembra di aver detto più o meno quello che aveva senso dire, insomma, sono convinto anch'io ovviamente che è stata un'esperienza molto importante per molti di noi ed è veramente regnava un'atmosfera particolare che in parte appunto fatalmente si è perduta nel tempo, appunto, un po' per le dimensioni, un po' perché il mondo di oggi è diverso da quello di 50 anni fa, anzi di più, di 60 anni fa, e quindi ovviamente non c'era tutto quello che conosciamo oggi, non c'erano i social, non c'erano
i mezzi di comunicazione che abbiamo, e quindi diciamo tutto era da un certo punto di vista anche più semplice, più diretto, come dire. Oggi la sovraesposizione informativa a cui siamo sottoposti, a cui sono sottoposti anche i bambini, ovviamente lascia meno spazio per l'educazione del cuore, appunto. Andrebbe un po' ripresa però questa impostazione, che secondo me è fondamentale. Adesso non vorrei fare, diciamo, considerazioni di tipo catastrofista o, diciamo, di sterile nostalgia dei bei tempi passati, però insomma certamente le trasformazioni che vediamo oggi nelle società moderne, insomma, devono far riflettere, insomma, ecco. Se posso rubare ancora un minuto, l'educazione del cuore poi è quella che adesso le neuroscienze chiamano intelligenza emotiva, e Goleman, quando uscì il primo dei suoi libri, poi ne ha scritti molti altri, cos'è l'intelligenza emotiva e come funziona, nella prefazione, sia quella americana che nella prefazione italiana, scrive che noi siamo sempre più degli analfabeti del cuore, e che dovrebbe essere materia scolastica, appunto, insegnare anche le emozioni, da dove vengono le emozioni, i nomi delle emozioni. Quindi questo, credo che l'educazione del cuore fosse veramente una visione straordinaria dell'essere umano, perché appunto addirittura adesso si distingue tra QI e QE, il quoziente dell'intelligenza emotiva e il quoziente intellettivo, perché senza le emozioni la parte cognitiva non va da nessuna parte. Bene, mi sembra una riflessione molto interessante questa finale. Grazie per averci grazie a voi. Questa riflessione che va molto a fondo anche sul valore. Bene, allora riguardano il passato, guardano anche il futuro. Ok, allora grazie Maria Chiara, grazie Rossana per questo bel dibattito, e grazie Fabio per la tua integrazione. E così concludiamo questa prima giornata. Vi do alcune notizie. Allora, domani sera iniziamo la scherma alle 7. Il 18 abbiamo la fonduta sempre al Circolo Svizzero, che poi è alla Scuola Svizzera, e il primo di dicembre ci sarà il concerto di Pippo e Pollina all'auditorium. Per chi ci vuole andare, abbiamo alle 9 dei posti prenotati con dei biglietti a un prezzo particolare e ridotto. Scusa, che giorno? Pippo e Pollina? No, il giorno, sì. Pippo e Pollina è il primo di dicembre. Primo di dicembre è un concerto che ci sarà all'Auditorium Parco e della Musica, Teatro Studio e Bologna, e sarà anticipato il pomeriggio un congresso e un convegno sulla mafia presso la Casa del Jazz a ingresso libero, che inizierà verso le 15. Ok. Posso dire io che presenterò il mio libro su Elsa Morante l'8 dicembre a Più Libri, Più Liberi. Dicembre è festa. Sì, quel giorno lì è festa. È un giorno di festa, ho capito. Sì, l'8 dicembre alle 12. Alle 12. E poi lo dovrei presentare anche al Circolo Svizzero. Va bene. Però in presenza questa volta. E vediamo che, come ho detto all'inizio, e purtroppo il nostro ospite non c'è più, e anche il Vittorio al momento non c'è più. Vediamo se ritroviamo un'altra sede carina, simpatica e ospitale, che praticamente ci possa ospitare. Grazie a tutti, e per chi viene a scherma, a domani sera. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao.